Prevenzione infortuni, riduzione costi per l'impresa, il titolo di un convegno che si è tenuto presso il Teatro Comunale Antonio Di Iorio di Atessa ed è stato anche lo spunto per presentare anche il Polo Madonna della Valle, che è una struttura che verrà inaugurata di qui a pochissimo tempo presso la zona Valliva del Comune di Atessa in adiacenza della zona industriale. Tra le promotrici di questo convegno Laura Scutti, che ci spiega in breve quali sono le finalità. Abbiamo organizzato questo convegno per presentare alla cittadinanza e alle aziende dell'indotto della Val di Sangro questo nuovo servizio che sarà avviato a breve. E viene istituito un nuovo punto, il Polo Madonna della Valle, dove ci sarà un servizio ambulanza H24 con servizio infermieristico a bordo. Sostanzialmente trattasi di un pronto intervento che in seguito a convenzioni stipulate con le aziende di natura privatistica avranno un intervento direttamente in azienda per contribuire quindi a un discorso di prevenzione sui posti di lavoro in maniera più fattiva. I servizi sono diversi, che saranno personalizzati a seconda della tipologia e della dimensione aziendale, quindi sostanzialmente le visiteremo una a una per proporre sostanzialmente la varia casistica di interventi che potremmo fare e istituire una convenzione ad hoc per ogni azienda. Oggi abbiamo organizzato questo convegno, tra una ventina di giorni ci sarà l'inaugurazione del polo e da lì l'avvio del servizio. A Sebastiano Flaminio invece chiediamo come verrà strutturato questo polo Madonna della Valle. Sì, il polo Madonna della Valle, come già introdotto la signora dottoressa Scutti, sarà comunque geograficamente posizionato sulla zona che comprende il centro della zona industriale della Val di Sangro, quindi potremmo in pochissimo tempo dare un pronto intervento con le ambulanze e quindi con il sistema infermieristico di supporto alle aziende convenzionate.